Buon pomeriggio, bentrovati dalla redazione del settimanale di Trento, Vita Trentina. Siamo ad una settimana dalla convocazione per l'elezione del Presidente della Repubblica e abbiamo previsto un momento di confronto con questo titolo, Il Presidente e i testimoni. Sono con noi, vi ringraziamo, Marco da Milano, direttore dell'Espresso, che proprio con Grazie. questo titolo, Il Presidente, è in libreria per la nave di Teseo. Sarà lui a guidarci dentro il viaggio che ha compiuto quasi un romanzo in 75 anni di Presidenza della Repubblica, l'istituzione ma anche gli interpreti. E dall'altra i testimoni, quelli presentati da Vincenzo Passerini, autore trentino collegato da Brentonico, in questo libro edito da Vitrend, Tracce nella nebbia. Quindi un modo un po' insolito di guardare al colle, attraverso l'incrocio fra questi personaggi, testimoni umili, noti, meno noti, che hanno comunque avuto a che fare con le istituzioni, e vedremo come. Ci sarà modo di rivolgere qualche domanda ai nostri ospiti, potete scrivere sulla nostra pagina e abbiamo una mezz'oretta di tempo che cercheremo di impiegare sperando di dare anche un contributo alla preparazione di questo evento cruciale in questo momento. I contenuti saranno poi resi disponibili sia sul settimanale diocesano di Trento, sia su altri settimanali del Nord-Est che sono interessati a questo dibattito. Prima di lasciarla alle domande di Passerini da Milano, le chiedo a bruciapelo, mi verrebbe da dire tra capo e colle, se non fosse una battuta. Ecco, che testimoni sono stati i presidenti della Repubblica, testimoni di quei valori che dovrebbero rappresentare, un giudizio, se vuole, anche lapidario, ma che ci serva da introduzione. Sono stati dei testimoni? Grazie, intanto grazie per questa chiacchierata tra di noi, grazie Diego, grazie Vincenzo. Sì, direi che nel complesso, non tutti i presidenti sono uguali, però nel complesso, se vogliamo tracciare un filo di questi 12 presidenti, sono stati testimoni di una fedeltà ai valori costituzionali. Non tutti, non tutti. Alcuni di loro sono usciti dal recinto dei valori costituzionali o hanno provato a farlo, e su questo potremmo poi aprire una discussione. Però mi riferisco ad alcune figure particolarmente luminose. Sicuramente inserisco tra queste Sandro Pertini. Inserisco tra queste Oscar Luigi Scalfaro e sicuramente Giorgio Napolitano, Carlo Azeglio Ciampi e Sergio Mattarella. Tutti gli ultimi presidenti hanno testimoniato una fedeltà ai valori della Costituzione in un momento in cui il loro ruolo diventava centrale, perché il sistema politico, il sistema democratico del nostro paese diventava sempre più fragile e sempre più messo in pericolo e messo a rischio, prima di tutto da un vuoto di rappresentanza e poi anche dalla volontà di alcuni soggetti politici di saltare questo vuoto di rappresentanza con dei tentativi di accentramento dei poteri e a volte dei tentativi che andavano davvero fuori dalla lettera, dallo spirito della Costituzione del 1948. Ecco, direttore, lei in questo libro, che in parte è anche un po' autobiografico perché incrocia anche la sua carriera, ricorda quando sedicenne entrò per la prima volta nei palazzi e fu in occasione dell'elezione di Cossiga. Ecco, le chiedo soltanto, prima di lasciare la parola a Passerini, perché quella fu un'elezione, se ho capito bene, spartiacque tra quello che prima era stato il presidente eletto dai partiti e poi il presidente dei presidenti? Ci può spiegare questo concetto? Perché credo che due date periodizzanti della nostra storia repubblicana siano il 1978, il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro, che è uno dei testimoni che Vincenzo ha ricordato in Tracce nella nebbia, e il 1992, che è l'anno dell'inizio delle inchieste di Mani Pulite e anche di tentativi di rinnovamento della politica.
che hanno lasciato un segno lungo e che però nel breve sono stati sconfitti da quello che io chiamo il vecchio travestito da nuovo. E questo lo dico subito: il vecchio travestito da nuovo è sempre stato Silvio Berlusconi in questo paese. In mezzo c'è un'altra data importante, non solo per la storia italiana, ma per la storia dell'Europa e del mondo, cioè il 1989, la caduta del muro. Quindi quel 1985, che è la fine di un settennato, quello di Pertini, e l'inizio di un nuovo settennato, quello di Cossiga. È una data di mezzo, nessuno lo poteva immaginare in quel momento, ma è davvero la data di mezzo tra un sistema politico che ha cominciato a morire insieme ad Aldo Moro e quell'estenuazione, quella dissoluzione di speranze, di promesse e anche di funzione democratica dei partiti che nel 1992 è diventata evidente. Nel libro di Vincenzo Passerini ci sono almeno due testimoni che avrebbero potuto arrivare al Quirinale. Uno l'ho già ricordato, è Aldo Moro, e l'altra è Tina Anselmi. In queste settimane si parla moltissimo di una donna al Quirinale, genericamente. Ecco, nessuno avrebbe potuto dire di Tina Anselmi genericamente una donna al Quirinale. Avrebbe potuto dire una partigiana, madre della Costituzione, la prima ministra donna della sanità e del lavoro, la costruttrice del Servizio Sanitario Nazionale, la presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia P2. Ecco, tutto questo avrebbe composto, un percorso, degno della presidenza della Repubblica per Tina Anselmi. Io lascio la parola adesso a Passerini, magari raccolgo qualche domanda dagli ascoltatori se vorranno scriverci. Prego, Vincenzo. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera Marco da Milano, ciao Marco e grazie al direttore di Vita Trentina. Ma io volevo in parte anche riprendere i discorsi appena avviati. In questo momento, fra pochi minuti, il Premier Draghi ricorderà al Parlamento europeo Davide Sassoli, il presidente di quel Parlamento che è scomparso la settimana scorsa. Sassoli era molto legato a Mattarella da una comune radice nel cattolicesimo democratico e ad alcune figure anche in particolare, penso a Francesco Luigi Ferrari, l'antifascista, a Dossetti, alla Pira. Ha già ricordato Aldo Moro, grandi figure come Lorenzo Milani. No? È una politica ispirata a valori di democrazia partecipata, di pace, di radicamento nella Costituzione, di senso delle istituzioni. Ora, questa tradizione culturale, come l'ha vissuta Mattarella, il presidente uscente, e possiamo dire anche qualcosa di Sassoli, visto che era anche un nostro comune amico? Beh, il ricordo di David Sassoli, siamo a meno di una settimana dalla sua scomparsa, e prima di tutto. Si è interrotta? Abbiamo forse un problema sulla comunicazione della linea del direttore da Milano. Vediamo se riusciamo a riprendere la connessione. Intanto vi ricordo che stiamo appunto collegati con il direttore dell'Espresso, autore del libro Il Presidente, edito da La Nave di Teseo, e siamo con Vincenzo Passerini, autore Sì, del si libro è Tracce interrotta. incredibili. Ecco, da Milano forse riesce a rientrare, gli lasciamo volentieri la parola.
Abbiamo ancora qualche minuto di attesa, purtroppo indipendente dalla nostra volontà. E avete comunque sentito la prima domanda di Vincenzo Passerini sull'eredità di questo cattolicesimo democratico e in rapporto alla presidenza di Sergio Mattarella, che va verso la conclusione in questi giorni. Poi nel corso del nostro dialogo riprenderemo altri passaggi che ritroviamo sia nel libro di Passerini, Tracce nella nebbia, sia nel libro di Da Milano, che appunto è organizzato in senso cronologico e ripercorre le presidenze mettendo in evidenza il modo con cui si è arrivati alle elezioni, quindi un libro anche molto intrigante, molto documentato e con qualche nota poi anche sulle modalità con cui gli stessi presidenti hanno esercitato il loro compito. Vincenzo, intanto che aspettiamo una tua valutazione su questo testo di Da Milano, molto puntuale, ne sono usciti 4-5 libri in questi giorni, però credo che questo sia particolarmente utile, no? Ma non c'è dubbio, anche perché è ben nota la competenza, la preparazione, la precisione e la bravura nella scrittura di Marco da Milano e anche la sua franchezza, perché non nasconde fatti e misfatti di nessuno, e quindi è un libro molto franco, molto sincero. Certamente ci fa vedere anche come le storie dei presidenti della Repubblica spesso sono storie in evoluzione. Cioè, il presidente che assume l'incarico spesso non è lo stesso presidente che poi lo Grazie. conclude. Nel corso del settennato ci sono stati talvolta dei cambiamenti veramente drastici. Pensiamo alla figura di Cossiga, ad esempio. Nei primi anni molto silenzioso, molto chiuso nel suo ruolo, e poi improvvisamente questo cambiamento repentino per cui diventa l'esternatore, addirittura il picconatore delle istituzioni. E quindi, oppure pensiamo a una figura molto diversa come quella di Oscar Luigi Scalfaro, che entra nella presidenza della Repubblica come un personaggio del fronte conservatore cattolico, però finisce quel settennato osannato dai partigiani, proprio per la sua capacità di resistenza. Ecco, abbiamo ritrovato Marco da Milano. Ecco, stavamo dicendo di. Ci stai sentendo? Sì. Ecco, mi vedete e mi sentite? Benissimo. Sì, vabbè, ho ricordato i personaggi, alcuni presidenti, come racconti tu nel tuo libro, che sono storie in evoluzione anche. Lo stesso presidente che comincia non è quello che finisce, no? Ho citato Cossiga, ho citato anche Scalfaro, in modo molto diverso, che comunque comincia come cattolico, conservatore, finisce osannato dai partigiani, mentre Cossiga comincia in silenzio, parlando poco, e finisce con un esternatore, un picconatore dei partiti, delle istituzioni. Però ritorniamo alla domanda appunto sul cattolicesimo democratico e come l'hanno vissuto Sassoli e Mattarella. Dicevo, Sassoli è prima di tutto un momento di dolore, siamo a meno di una settimana dalla sua scomparsa e come lui ha detto, l'ha detto la moglie Sandra durante i suoi funerali, riportando le sue ultime parole, troppo presto, ho avuto una vita felice, una vita bella, ma me ne vado troppo presto, troppo giovane. È però è stato un momento di testimonianza cristiana, si fa festa per un giusto in paradiso, è una testimonianza laica, civile, politica, perché quella di David è stata una biografia politica
innervata da questa cultura, il cattolicesimo democratico, che, di cui anche Sergio Mattarella è un testimone. È una cultura che ha una lunga tradizione nel Novecento, all'inizio della Costituzione italiana. Tu, Vincenzo, hai citato Giorgio La Pira, Giuseppe Lazzati, Giuseppe Dossetti, hanno scritto la Costituzione. Ma poi una storia vicina alla nostra, negli anni 70, negli anni 80, quando alcune figure di quella stagione e di quella famiglia sono state aggredite dal terrorismo, dal terrorismo rosso, dalla mafia, forse dalla mafia stata col terrorismo nero. E qui mi riferisco a Piersanti Mattarella, fratello di Sergio, che era il presidente della Regione Sicilia, mi riferisco, ucciso il 6 gennaio 1980 in un delitto ancora oggi misterioso. Mi riferisco a Vittorio Bachelet, che è stato ucciso dalle Brigate Rosse un mese dopo, il 12 febbraio 1980, sulle scale della Sapienza. Accanto a lui c'era Rosy Bindi, che era la sua assistente. Mi riferisco ad Aldo Moro, a Roberto Ruffilli. E allora direi che in quel momento, in un momento in cui la Repubblica era aggredita da poteri criminali, da poteri occulti e da poteri eversivi che giocavano a fare la rivoluzione, invece finivano strumentalizzati anche da forze di segno opposto, che però vedevano un comune nemico nella tenuta della Costituzione. Una direzione meno 1980 è sempre in quell'inizio drammatico del 1980, in cui possiamo fare un collegamento tra Palermo, tra Roma e tra El Salvador, morti violente, ma anche testimonianza, ma anche martirio nel senso etimologico del termine. E Sergio Mattarella, di quella cultura comune con David Sassoli, io direi che ha portato, e che nella sua presidenza, ma è un tratto comune con la presidenza del Parlamento di David Sassoli, intanto la memoria. Mattarella ha nominato un solo una senatrice, Liliana, proprio in occasione della giornata della memoria, 7 gennaio. Quattro anni, scusate, del 2018, proprio in cui si il suo mandato da presidente del Parlamento. Chiedo scusa al direttore da Milano, purtroppo abbiamo qualche problema nella ricezione, ci arriva a scatti probabilmente per la connessione un po' debole. Possiamo darle un attimo di respiro se riesce a risolvere con il nostro tecnico. Intanto chiedevo a Passerini un intervento magari su quello che abbiamo sentito. Nel frattempo vediamo di registrare il collegamento. Prego, Vincenzo. Ecco, ma quella tradizione, quei personaggi citati appunto da Marco e che ritroviamo nel mio libro I Testimoni, vale a dire Dossetti, La Pira, Lazzati, Vittorio Bachelet, sono anche testimoni molto esigenti, per cui il richiamo alla loro testimonianza comporta anche un modo di vivere la politica estremamente serio, estremamente coerente. Non possono essere utilizzati come una bandiera dietro la quale poi magari combinarne di tutti i colori in politica, come spesso è accaduto, soprattutto nella storia dei cattolici in politica,
richiami teorici a grandi testimoni, a grandi valori e poi magari nella pratica una spregiudicatezza e machiavellismo, no? Ecco, mentre questo non l'abbiamo visto in Sassoli o in Mattarella, come ricordava da Milano. Quindi l'importanza della coerenza nel richiamarsi a certi testimoni, quindi non solo la citazione, non solo l'utilizzo di queste grandi figure, di queste grandi tradizioni. Vincenzo, puoi introdurre magari la seconda domanda? Credo che forse il direttore adesso ci sente. Sì. No, Benissimo, prego allora, secondo tema. dicevo, la memoria, Mattarella ha nominato Liliana Segre, David Sassoli nel suo primo discorso di insediamento al Parlamento europeo ha ricordato Hans e Sophie Scholl, la rosa bianca tedesca, e Certo. il loro desiderio di libertà, quindi non un generico, non una generica agiografia, ma testimoni di un desiderio di libertà. Ecco una parola usurpata in questi decenni. Libertà. Libertà è una parola che è stata occupata e usurpata da forze politiche che spesso vogliono calpestare la libertà soprattutto delle persone più deboli, quelle che non hanno voce, che hanno bisogno della politica per essere libere e liberate. Un'altra parola è quella che ha usato proprio Vincenzo, direi la coerenza di un percorso, e dietro figure limpide, specchiate, spesso si sono nascoste delle mostruosità, dei tradimenti di questa tradizione politica, e lo sappiamo, e forse questo è stato uno dei motivi per cui questa tradizione politica, questa cultura politica oggi è senza casa politica. Non esiste una casa politica dei cattolici democratici. Esistono dei cattolici democratici che fanno cultura, che si candidano nelle istituzioni, ma spesso o lavorano nella chiesa o lavorano nell'associazionismo, nel terzo settore, nel volontariato, nel sindacato, o anche nel giornalismo, fatemelo dire, visto che siamo in questa sede, ma spesso scontano una grande solitudine. E chissà che sia Mattarella che Sassoli in qualche momento non abbiano vissuto questa sensazione di solitudine. La terza parola è, direi, vorrei dire il legame con la società, quindi l'inclusività. Se c'è qualcosa che fa parte della cultura cattolico-democratica in politica è un rapporto tra la società e le istituzioni che credo sia la vera emergenza democratica dell'Italia e dell'Europa in questi decenni. Quando si perde quel rapporto, le istituzioni diventano una casta sorda, assente, lontana, distante, e la società diventa un formicaio di rivendicazioni, a volte giuste, a volte legittime, a volte divisive, a volte dirompenti, ma mai senza un canale di collegamento con chi può fare qualcosa per risolvere quelle istanze. E quindi questa cultura, che è una cultura della costruzione, della ricucitura, dell'inclusività, è stata una cultura di minoranza in questi anni e, per così dire, attaccata da tutti e due i fronti, sia da chi vede la politica come pura verticismo, personalizzazione. Ecco, due figure come Mattarella e Sassoli, no? Sassoli poteva essere un divo della televisione, e in parte lo era, ma non si è mai atteggiato a divo. Mattarella, durante l'ultimo messaggio agli italiani, Mattarella ha acclamato alla Scala come un monarca, acclamato per strada, acclamato dagli stadi. Ha detto: non spetta a me giudicarmi, io spero di aver fatto il mio lavoro. E non l'ha detto solo con una falsa modestia, con una umiltà pelosa, ma l'ha detto perché davvero chi viene da quella cultura, oltre
l'idea di essere utile, di portare un contributo utile, ma non ha di sé un'idea di necessità, di indispensabilità o addirittura di onnipotenza, come invece abbiamo visto in questi anni delle leadership molto meno riconosciute, molto meno amate, che però si sentono, non si sa bene perché, necessarie, indispensabili e onnipotenti. E allora credo che queste siano lezioni. Poi potremmo andare sui contenuti, ci sono tanti contenuti, la pace, la solidarietà, l'accoglienza, la democrazia è un contenuto, non è una forma, è un contenuto, però anche lo stile e anche la forma sono un contenuto. Ecco, e qui invece c'è a questo punto l'altra pagina invece della storia della Repubblica, la pagina possiamo dire del tradimento. Il 17 febbraio del 92 viene arrestato, di 30 anni fa, viene arrestato Mario Chiesa. È l'inizio della grande inchiesta di Mani Pulite, che scoperchia la corruzione diventata regime, diventata sistema. E pochi mesi dopo ci sono le due orrende stragi in cui perdono la vita Giovanni Falcone e Paolo Borsellino con gli uomini della loro scorta. Ecco, è l'Italia peggiore che uccide la Prima Repubblica dopo averla già, tu dici, uccisa con il delitto Moro, ma insomma è il secondo tragico capitolo della nostra storia. Però ecco, e qui però troviamo, e li ricordo nel libro, anche in questa storia è fatta anche di grandi testimoni che hanno combattuto invece la corruzione e la mafia, e quindi Falcone, Borsellino, e quindi Giorgio Ambrosoli, Peppino Impastato, Don Pino Puglisi, Rosario Livatino, Antonino Caponnetto, questi che sono i testimoni che ricordo nel mio libro. C'è anche questa Italia. Alcuni li abbiamo conosciuti, Vincenzo, abbiamo conosciuto bene tutti e due, per esempio Antonino Caponnetto, che era Certo. una figura che sembrava fragile, c'era, a volte parlava con un filo di voce, ma era inflessibile, non si poteva smuovere dalle sue convinzioni e ha testimoniato un'idea di magistratura. Pensiamo quanto è stata infangata anche in queste settimane, in questi ultimi mesi, la magistratura dagli stessi magistrati, con uno scandalo forse che ha le stesse proporzioni di Mani Pulite per la politica, ma poi abbiamo conosciuto magistrati come Antonino Caponnetto, che dopo l'omicidio di Rocco Chinnici chiese di andare a Palermo in prima linea e visse rinchiuso in una caserma per 5 anni, e senza di lui non ci sarebbe stato quel pool che ha promosso il maxi processo guidato proprio da Giovanni Falcone e da Paolo Borsellino. Tu hai detto è stato il momento del tradimento. Sì, è stato il momento più cupo, perché quel 1992, come dicevo prima, è stato annunciato nel decennio precedente, diciamo dalla morte di Moro in poi. I partiti che diventano macchine di potere sganciate dalla realtà, i partiti che non sono più quel fondamento di rappresentanza, come lo aveva definito Pietro Scoppola, cioè della Repubblica dei partiti, ma diventano macchine da alimentare sempre di più anche con la corruzione. E le istituzioni che diventano sempre più deboli, sempre più terreno di scorribande e di conquista. Noi non siamo, questo è il punto, mai usciti da quella situazione, perché l'Italia di questi 30 anni ha avuto, è una società che ha avuto grandi potenzialità e spesso potenzialità mantenute.
Cioè, è un paese civile, è un paese dove ci sono delle energie positive incredibili, ma non ha mai risolto questo problema. È un paese che è senza politica, è senza politica, vive senza politica, o vive una politica che è terreno di sperimentazioni. Abbiamo sperimentato i tecnici, abbiamo sperimentato il partito delle TV, abbiamo sperimentato il partito della rete, o terreno di improvvisazioni o terreno di condottieri ambiziosi, spregiudicati, che come meteore compaiono nel cielo e come sono comparsi, così se ne vanno. E quindi un laboratorio di tanti fenomeni in cui alcune delle figure di cui stiamo parlando hanno cercato di costituire, come si intitola il tuo libro, Tracce nella nebbia. Io quando penso alla leadership, lo volevo dire prima, potrebbero venire in mente tanti modelli, no? Abbiamo un modello shakespeariano, abbiamo House of Cards, per parlare di una serie televisiva. Abbiamo però anche il modello che ci ha consegnato il profeta Isaia: non incrinerà, non spezzerà la canna incrinata, non spegnerà la candela che sta fumando. Ed è quindi una leadership delicata. Una leadership che non forza le cose, una leadership che accompagna. E noi davvero siamo in un paese che è spesso una canna incrinata sul piano economico, sul piano sociale, sul piano istituzionale. Siamo stati considerati la canna incrinata dell'Europa, a volte si è detto il ventre molle del Mediterraneo. Siamo questa penisola qui e abbiamo avuto leadership, e qui va, non sto dicendo, certo, diciamolo pure, la destra per sua natura semplifica e spezza e spegne, ma anche a sinistra ci sono state delle leadership che hanno pensato di fare lo stesso percorso, hanno pensato di spezzare, di spegnere tutto quello che era una complicazione, una complessità, un lavoro paziente e difficile. E quindi invece io credo che queste figure di cui stiamo parlando ci hanno dato davvero un esempio diverso. Ecco, volevo farti due ultime domande. La prima, torniamo a uno degli snodi più inquietanti della storia della Repubblica, la loggia massonica P2, alla quale era iscritto anche Silvio Berlusconi. La troviamo in tutti i momenti più tragici della nostra storia. Ora è finito questo capitolo oppure rimane sempre aperto? Tu che hai visto anche, segui la nascita delle P3, delle P4, queste associazioni non finiscono mai. C'è questo sottobosco ancora potente, inquietante, che rende fragile, estremamente fragile la nostra democrazia. E però qui il ruolo del Presidente della Repubblica diventa veramente importante perché è il garante della Costituzione. Vincenzo, io non posso dimenticare, rispondendo a questa tua domanda, l'ultima volta che ho parlato al telefono con Tina Anselmi, le chiesi un'intervista e lei mi rispose che cominciava ad avere problemi di salute e mi disse: guardi Marco, stia attento, stia sempre attento, mi dava del lei, mi chiamava così. Stia sempre attento, perché sono ancora potentissimi e sono presenti.
perché poi abbiamo parlato di figure che sono state eliminate con la violenza fisica, ma poi ci sono persone che sono state eliminate con la violenza politica. E Tina Anselmi, che poteva fare qualsiasi cosa, dopo la commissione parlamentare della P2 non ha più avuto nessun incarico. E qualcuno ha cercato perfino di oltraggiarne la memoria. Mi riferisco a un catalogo di donne italiane prestigiose curate da una giornalista in epoca di un governo Berlusconi, che diceva di lei delle cose vergognose. E oggi, a proposito di questa sua... No, non riesco a dimenticarlo in questi giorni, perché oggi abbiamo la tessera numero 1816 candidata al Quirinale, ok? Questo è un dato di cronaca, non è un'illazione. Poi ci dimentichiamo tutto e quindi pensiamo che questo passaggio sia stato così, una scampagnata, forse un errore di gioventù, forse Berlusconi non sapeva cosa faceva. In quegli anni in cui ospitava Vittorio Mangano ad Arcore, insomma, erano anni rutilanti in cui un imprenditore ambizioso si iscriveva alla P2 e aveva a casa sua un boss mafioso. E poi, soprattutto, ma io vado direttamente a quello che è successo ieri, non andiamo sui libri di storia. Denis Verdini che scrive una lettera a Marcello Dell'Utri e anche a Fedele Confalonieri. Ma teniamo la barra su Denis Verdini e su Marcello Dell'Utri. Due personaggi condannati per reati molto gravi, il secondo addirittura per concorso esterno in associazione mafiosa, due personaggi legati a vario titolo a quegli ambienti di cui stiamo parlando, che scrivono per costruire la candidatura al Quirinale di Silvio Berlusconi. E cos'è questo? Questa, se non ancora, la presenza nel 2022 di un'Italia del ricatto, di un'Italia che fa pesare un'ipoteca sulle istituzioni, perché non di politica stiamo parlando, non soltanto di politica, almeno, stiamo parlando se Denis Verdini e Marcello Dell'Utri fanno loro strategie per portare Berlusconi al Quirinale. Ecco, davvero, questa è una scena che rispetto alla quale dobbiamo andare in una situazione di vigilanza democratica. Io lo faccio per il mio lavoro di giornalista, di direttore dell'Espresso, e lo sto denunciando in tutte le sedi, e vedo che si aggiungono capitoli di grande gravità, perché poi vorrei dire anche una cosa, no? Quando parliamo di Berlusconi, poi si è aggiunto il Bunga Bunga, tutta l'epopea successiva, e non vorrei che tutto questo ha fatto dimenticare, e quindi anche in un modo folcloristico, diciamolo pure, e io non vorrei che invece tutto questo facesse dimenticare la pesantezza e la solidità di alcuni legami e di alcuni interessi di Berlusconi che non si sono mai sciolti e che danno l'idea della pervasività di poteri che sono, nonostante tutto, sono ancora in grado, o vogliono farlo, di condizionare la vita repubblicana. Ecco, volevo a questo proposito ricordare la citazione che faccio nel mio libro quando descrivo il breve profilo di Tina Anselmi. E con le sue parole lei sintetizza così il ruolo della P2. La P2, per capire, per sottolineare quanto diceva da Milano adesso, e che poi ritroviamo nel suo libro sui presidenti, perché questa presenza attraversa i decenni, la P2 ha gestito il caso Sindona con la mafia. Era proprietaria del Corriere della Sera, ha rapporti con la banda della Magliana e con i poteri criminali. È responsabile tramite i suoi affiliati di grandi depistaggi, tra i quali la strage di Bologna, e ha esercitato influenza sul caso Moro. Ora, basta e avanza per ricordare quanto diceva da Milano,
che un affiliato a questa loggia non può essere il garante della Costituzione, appunto, Silvio Berlusconi. Ecco, l'ultima domanda apre invece un altro squarcio sul nostro paese, ed è lo squarcio dell'Italia bella, che cerca anche una rappresentanza. Non ci sono solo i mafiosi, gli intrighi della politica, degli affari, dei poteri occulti, delle massonerie di vario tipo, ma c'è anche l'Italia del volontariato, della giustizia, dell'impegno sociale. Allora, nel mio libro io ricordo alcune figure: Nadia De Munari, veneta, uccisa in Perù; Katina Guber, trentina, uccisa in Burundi; Annalena Tonelli, romagnola, uccisa in Somaliland; Vittorio Arrigoni, lombardo, ucciso in Palestina; e poi Gino Strada, che insomma, figure di cristiani e figure di laici che hanno dato la loro vita per gli altri. Ecco, anche questa Italia cerca una rappresentanza. Tu chi vedresti come presidente? Poi ti chiederei anche un ricordo di Gino Strada, perché gli hai fatto una delle ultime interviste. Se potessi scegliere io sceglierei Rosy Bindi, ecco, una figura così. Mi piacerebbe una donna che ha una biografia politica di quel tipo. So che in questo Parlamento non ci sono probabilmente i numeri, però andrei su una figura che durante il suo percorso politico è riuscita a dare voce ad alcuni di quei mondi di cui hai parlato. E, Gino Strada è stato anche candidato al Quirinale nel 2013 dal Movimento 5 Stelle, ma disse subito che non gli interessava. Gino Strada non ha mai accettato una candidatura in politica. Era un leader straordinario, carismatico, come si dice. Io ho avuto modo di conoscerlo e, standogli accanto, mangiando qualcosa con lui, anche se si parlava del più e del meno, non potevi non sentirti attraversato da una figura di laico che aveva messo letteralmente la sua vita al servizio degli altri e dalla potenza di questa testimonianza. Poi non era un santo, non avrebbe mai voluto finire in un santino, quindi probabilmente ne sto anche in qualche modo adesso tradendo il suo spirito, però io invece non posso non dirlo. E quindi è un'Italia incredibilmente diffusa, l'Italia delle ONG, l'Italia dei ragazzi come Megalizzi, ecco un'altra figura che ha ricordato David Sassoli e che voi conoscete molto bene. È un'Italia però che non ha una rappresentanza politica. O la ha molto scarsa, e quantomeno la politica si è molto interessata di rappresentare questa Italia, salvo che poi in alcuni momenti ne ha bisogno, perché anche la politica più distante, più inconcludente, ha bisogno di testimoni, ha bisogno di simboli, ha bisogno di testimoni. E quindi ricorre ai testimoni, perché altrimenti, per citare Bernanos, sale la febbre del mondo, cioè, se in un mondo senza gioventù, diceva lui, e senza questi testimoni, che però non sono testimoni, ecco, del libro di Vincenzo, direi che nessuno di questi testimoni è un solitario, anche se hanno sofferto la solitudine. Soffrono la solitudine, ma non sono dei solitari, non cercano di essere dei solitari, non cercano l'individualismo. Gino Strada ha costruito una realtà come Emergency, che è una realtà
straordinaria del nostro paese, non solo in Sierra Leone, ma anche in alcune zone come Castel Volturno, la Calabria del nostro paese. E nessuno di questi personaggi si è posto come un solitario che, in base a una pulsione individualistica o peggio narcisistica, si impone a modello. Sono figure che fanno parte di una storia, di un cammino, di una comunità, che spesso pagano con la vita la loro testimonianza, ma a vantaggio di tanti. E allora il punto politico, secondo me, è come tornare a una forma di rappresentanza di questa Italia che non è affatto minoritaria. È un'Italia che può essere in minoranza, ma che non esprime valori minoritari, esprime valori maggioritari, solo che non ha gli strumenti politici, non ha le sedi politiche. Per fare politica costruisce corpi intermedi, costruisce mondi, fa un percorso molto più tortuoso e spesso non viene riconosciuta dalla politica, spesso sono considerati dei rompiscatole, degli estremisti. Quante volte abbiamo sentito dire questo anche di Gino Strada, ma forse è stato detto anche di Giorgio Ambrosoli, che era una figura moderata, era un iscritto all'Unione Monarchica Italiana, quindi era quanto di più lontano ci fosse dalla figura del rivoluzionario di professione. E però ha detto, scritto alla moglie Lori, la cosa più bella: a 50 anni faccio politica non per un partito, ma per lo Stato, per tutti. E beh, sono disseminate di tracce nella nebbia, di luce, tutte queste storie. Quello che noi vorremmo è che queste tracce diventassero un percorso collettivo, certo. E questo ci manca. Certo. Bene, direi, direttore da Milano, che questa può essere un'ottima conclusione della nostra chiacchierata. Io ringrazio molto Vincenzo Passerini, autore di questo libro, Tracce nella nebbia, edito da V-Trend, che tra l'altro, non l'ho detto prima, riporta anche una prefazione di Marco da Milano, libro di 100 personaggi protagonisti di quest'ultimo secolo. Ringrazio anche Marco da Milano per la presentazione del suo testo, Il Presidente. Abbiamo parlato di molto altro. Se è prevalsa al termine qualche motivo di preoccupazione, penso che le due figure che abbiamo citato all'inizio, Mattarella e Sassoli, che comunque sono riuscite ad emergere, ci danno speranza. Per concludere, da Milano, non le faccio la domanda del Toto Presidente che le fanno tutti, ritenendola un osservatore anche molto informato. Non le chiedo qual è la sua speranza, perché gliel'ha già chiesto Passerini. Le chiedo, secondo lei, il diciottenne di oggi, uno dei nostri giovani, ma anche il pensionato preoccupato, come dovrebbe guardare a questa settimana che si apre? Con quale attesa, sperando che non venga tradita? Io spero che sia una settimana all'altezza del momento. Siamo a 2 anni dall'inizio dello stato di emergenza, siamo in piena pandemia, continuiamo ad esserlo, in tutte le case si discute di positivi, si discute di scuola, di didattica a distanza, e il Parlamento dovrebbe dare un esempio di serietà scegliendo la figura migliore nel minor tempo possibile. Però vedo anche, oggi pomeriggio ho fatto un giro per i cosiddetti palazzi, che si discute di come per rendere riconoscibile il voto con i nomi, e quindi quello che mi auguro, l'ho detto, quello che temo è quello che abbiamo visto ieri. Direi che quella lettera di Verdini a Dell'Utri è, ecco, un bel manifesto di tutto quello che temo. Ecco, da Milano c'è anche un ascoltatore trentino che ha seguito questa diretta come molti altri, che le chiede perché la sinistra ad oggi non è capace di proporre un nome alternativo di spessore. Potremmo riaprire il dibattito, ma le chiediamo in un minuto. Beh, in questo frangente la sinistra, chiamiamola così, conta poco in questo Parlamento, perché
Questo Parlamento è figlio delle elezioni del 2018, in cui la coalizione centrosinistra andò malissimo, il PD ha dimezzato i suoi voti rispetto alle elezioni europee del 2014, e il Movimento 5 Stelle non è riuscito a costruire un'identità, fosse di sinistra, fosse di destra, non adesso sarebbe un discorso lungo, certo. diciamo che non è riuscito a costruire, arriva a questo appuntamento senza aver costruito un'identità politica chiara, riconoscibile, visibile, e quindi è un'incognita. Quindi la risposta del contingente di questa settimana è perché non ci sono i numeri. Però se invece vogliamo fare un discorso più lungo, più di lungo periodo, non ci sono i numeri perché per decenni si sono mancate tutte le occasioni per fare quel lavoro che il nostro ascoltatore ci chiedeva di fare. E quindi questo non avere i numeri e presentarsi in questo 2022 in questo stato di debolezza non è casuale, non avviene per caso. Bene, grazie ancora a Marco da Milano, autore di Il Presidente, grazie a Vincenzo Passerini, autore di Tracce nella nebbia. Troverete la registrazione sul sito di Vita Tarantina, sul nostro canale YouTube. Buona settimana e anche buon Presidente, buon nuovo Presidente. Grazie da Milano, grazie Passerini. Grazie a voi. Grazie a voi.